Pagare il prezzo e goderne i benefici. Oggi ti parlo per l'ultima volta del libro Nato per vincere di Zig Ziglar, o meglio di questo capitolo, quello riferito agli obiettivi. Ti ho letto ieri e l'altro ieri i 7 passi per fissare gli obiettivi e oggi completo proprio con gli ultimi 2 piccoli paragrafi all'interno dello stesso capitolo. Quando paghi il prezzo ti godi i benefici. Alcuni obiettivi richiedono sacrificio e molta dedizione e sforzo per essere raggiunti. Quando ero impegnato a perdere peso, era difficile rispettare la routine quotidiana di corsa ed esercizi, a prescindere dal meteo o da come mi sentissi. Era difficile resistere a non mangiare tutto ciò che mi passava per la testa. In molti modi mi sentivo un po' come un martire, negandomi piacere che gli altri potevano così liberamente indulgere. Stavo pagando il prezzo per raggiungere il mio obiettivo. Una volta, intorno ai 50 anni, mi trovavo a parlare a Portland, in Oregon, ed ero uscito a fare jogging sulla pista del Portland State University. Mentre correvo, osservavo i tanti giovani studenti che passeggiavano per il campus. All'improvviso realizzai che, all'età di 50 anni, avevo una forma migliore del 95% di quei ragazzi. Sapevo di poter correre più veloce di quasi tutti loro su un percorso di 2 miglia. Fu in quel momento che divenne ovvio, mi stavo godendo i benefici del raggiungimento del mio obiettivo nella perdita di peso. Il punto è che il riuscito completamento di un obiettivo produrrà benefici specifici e concreti che durano a lungo. Ricordi il passo 2 nel processo di definizione degli obiettivi? Identificare i vantaggi e identificare cosa ci guadagni. È un passo critico ed è per questo che devi identificare molti vantaggi, perché così potrai essere motivato a mantenere la disciplina necessaria ad adempiere ai compiti quotidiani per raggiungere il tuo obiettivo. Perseguo i miei obiettivi in ragione dei benefici che trarrò nel raggiungerli. Tu puoi fare lo stesso. E infine, ultimo paragrafo, fissare gli obiettivi equivale a diventare. Voglio essere sicuro che tu abbia l'atteggiamento giusto per fissare i tuoi obiettivi. Non pensarla come un'attività faticosa che ti impone di fare cose difficili. Il vero vantaggio di avere obiettivi è ciò che diventi raggiungendoli. Una volta che li avrai completati con successo, cambierai concretamente gli aspetti della tua vita. Posso dirti effettivamente che la tua vita verrà radicalmente cambiata in meglio e la persona che diventerai avrà grande successo in tutto quello che farà. Sei convinto della necessità di iniziare a fissare degli obiettivi? Hai iniziato a pensare a dove sei e dove vorresti essere? Hai iniziato a elencare ostacoli che si frappongono tra te e il successo? Spero che tu sia sufficientemente motivato per iniziare il processo di definizione degli obiettivi, perché si rappresentano gli strumenti di azione necessari per poter programmare di vincere. Ricordi che ti ho detto che devi essere prima di poter fare e che devi fare prima di poter avere? Avere l'abitudine di fissare bene gli obiettivi è il processo che ti permette di essere la persona che devi essere, facendo ciò che devi fare, così da poter cambiare te stesso e il mondo in meglio. Fine. Bellissimo. Il punto qui, è, secondo me, sono due e sono bellissimi. Il primo riguarda il discorso che per raggiungere un obiettivo, qualcosa che ancora non abbiamo, un obiettivo, uno status, insomma, qualcosa, richiede del sacrificio, ma una volta raggiunto, una volta superata quella fatica, riusciremo veramente a godere appieno di questi benefici ed è, penso, una delle cose più belle in assoluto. E la seconda cosa riguarda il diventare. Ho già parlato di questo tema quando ti ho letto alcuni libri di Jim Rohn, dove parla che l'importanza di raggiungere un obiettivo non sta tanto nel raggiungimento, nell'obiettivo stesso, ma nel diventare la persona in grado di raggiungere quell'obiettivo, perché se oggi vogliamo qualcosa e ancora non ce l'abbiamo, semplicemente non siamo in grado di ottenerla, quindi inizieremo a lavorare, a muoverci in modo che diventeremo realmente una persona diversa, ovvero una persona in grado di raggiungere quell'obiettivo, cosa che prima non eravamo. E quindi c'è proprio un'evoluzione, un percorso di cambiamento in meglio della nostra persona. E credo che questa sia una assolutamente delle cose più belle. E Zig Ziglar con le sue parole dice praticamente la stessa cosa. Quindi, oggi chiediti, tu stai fissando gli obiettivi? Lo stai facendo in maniera corretta, come suggeriscono perlomeno questi libri? E stai cambiando in meglio? Se la risposta è no, inizia a farti un esame di coscienza e chiediti, ma voglio realmente ottenere quegli obiettivi? Quali sono i benefici che ne otterrò? Rispondendo alla seconda domanda di Ziglar. E a quel punto, se ti interessa veramente, inizia a pianificare, a seguire tutta la procedura e inizia a lavorare, perché il cambiamento che ne otterrai ne varrà veramente la pena. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, il libro in questione, Nato per vincere, di Zig Ziglar, è un libro che non avevo mai letto, non avevo nemmeno mai sentito. L'ho visto in libreria, l'ho sfogliato, mi è piaciuto e l'ho preso, ho iniziato a sfogliarlo. Di solito non ho sfogliato i libri prima di leggerli, perché non mi liardo in coda. Mi è piaciuto tantissimo, tanto più che ci ho fatto veramente tantissime pillole, come hai visto, mi sa 7, 8, forse anche 10. Ed è un libro che consiglio, quindi se è un argomento che ti interessa, faccio un pensierino, perché è una lettura molto scorrevole, ci sono tanti esercizi da fare che ti obbligano a fare una fotografia della tua situazione attuale e capire quali sono le aree dove
ha intenzione di migliorare, pianificare il percorso, gli obiettivi, insomma, per poi raggiungerli. Quindi è un libro che davvero può cambiare la vita. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!